qualcosa si è rotto, si era già capito in passato che qualcosa non va tra i giocatori e la tifoseria. Tra la tifoseria e la società lo sapevamo già. Approfondiamo questo discorso molto delicato, però prima di approfondire, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciate un like, commentate e attivate la campanellina. Oggi sono fuori sede, sono fuori della mia Torino. Vi faccio questo video camminando, passeggiando un po' e vedendo di approfondire questa situazione delicata. Ieri sera Fagioli, a fine partita, va per salutare i propri tifosi sotto la curva. E fin lì tutto è normale. Un ragazzo nato gobbo, cresciuto gobbo, esordisce poi nella sua bellissima squadra, segna un gol alla Del Piero, una favola bellissima. Va sotto la curva per prendersi gli applausi e dare la maglia ai tifosi. Bene, che succede? Succede che Bonucci, Pinzoglio e Gatti lo vanno a richiamare dicendogli: non puoi andare sotto la curva. Viene richiamato e fatto rientrare negli spogliatoi senza il giusto e doveroso saluto ai tifosi, coloro che si sono fatti 1.000 km di strada per andare a sostenere questi colori, questa maglia, questa squadra chiamata Juventus. Ora, io non voglio entrare in merito, non voglio giudicare, non voglio dare ragione alla tifoseria, non voglio dare torto ai giocatori. Facciamo così. Voglio essere di parte, ma di parte mi viene da dire che la trovo una cosa ingiusta. La trovo una cosa a dir poco ridicola. Fermare un giocatore che va sotto la curva e voi lo fermate. Ma è una cosa che voglio, chiara però, chiara. E dovete dirmelo, dovete spiegarmi per quale motivo assolutamente Fagioli viene fermato da Pinzoglio, Gatti e Bonucci a non andare sotto la curva. Lo voglio spiegato ed è doveroso spiegarlo ai tifosi. Sia ieri chi era a Lecce, che si è fatto 1.000 km per sostenere la Juve, e chi, come me, che ieri non sono andato in trasferta. Voglio capire per quale motivo questo distacco, questa freddezza tra giocatori e tifosi. Qualcuno dirà: i tifosi avevano fatto un comunicato che non li volevano sotto la curva. I giocatori si sono offesi, dei fischi ricevuti. Ma signori miei, ma vogliamo capire che la Juve ad ottobre è fuori dalla Champions League? Vogliamo capire che la Juve quest'anno ha fallito totalmente? E ancora ci sono dei tifosi che ti riempiono le curve, gli stadi a sostenere. Questo qua non viene mai visto, non viene visto né dalla squadra e tantomeno dalla società. Una cosa che trovo assolutamente ingiusta. Ora, vogliamo capire semplicemente, fate un comunicato, spiegatelo che succede, cosa avete, perché siete offesi. Dobbiamo essere noi offesi, che attualmente siamo mortificati da tutta Italia e anche a livello europeo, per casi calcistiche e extracalcistiche. Anche per i fatti giudiziari. Ce ne usciamo con dei comunicati semplici che dobbiamo stare tranquilli. Intanto il mondo intero ci sta mortificando. Ci sta mortificando, come ho detto, per cose calcistiche del fallimento totale della Juve. Anche se ancora c'è un campionato da giocare, ci mancherebbe altro. E per i casi, come dicevo, giudiziari, che mortificano il tifoso juventino. E quando un giocatore viene sotto la curva e viene richiamato dagli altri a dire: non venire, non andare sotto la curva. Oh, sotto la curva non ci sono degli animali, non ci sono delle belve e neanche delle bestie. In curva ci sono persone, persone che sono lì per l'amore della maglia, per questi colori, per questa squadra chiamata Juventus, che noi la sogniamo perfino la notte, che noi candiamo ogni partita per sostenerla. E lo trovo ingiusto. Lo trovo ingiusto e scorretto il gesto fatto ieri sera da Bonucci, da Gatti e da Pinzoglio. Non barantare Fagioli sotto la curva a ricevere il giusto merito, i giusti applausi per un giocatore che è nato gobbo, è cresciuto gobbo ed è gobbo e gioca nella sua squadra del cuore. Io non voglio aggiungere altro, io voglio soltanto sapere cosa è successo, perché e perché siete offesi. Ripeto, offesi dobbiamo essere noi tifosi e non voi giocatori della pena che state facendo. Attualmente, ieri vittoria con Lecce, lo sappiamo tutti, la vittoria c'è stata, ma signori miei, per 60 minuti abbiamo visto ancora il buio con una neopromossa
Ricordatevi questo, giocatori, ricordatevi questo, che noi siamo sempre la Juve. Signori miei, come sempre vi invito a visitare tutti i miei canali social, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter e anche Telegram. C'è un canale sempre come BG24 Live. Il mio invito rimane sempre quello. Se vi fa piacere, ad iscrivervi al canale. L'iscrizione sapete che è sempre gratuita. Sostenere il mio canale, uno che vi fa tanti video e vi tiene compagnia e vi parla della Juve, vi parla anche dei tifosi, coloro che mettono tanto per sostenere la squadra. Signori miei, dalla Lombardia oggi, che sono in Lombardia ma non vi dico dove, vi auguro a tutti buona domenica, buona festa delle morte, buon fine settimana. E senza coppola oggi, perché quando faccio la protesta questi giocatori che fanno i capricci non meritano la mia scoppolata di BJ. Signore e signori, ossa benedica a tutti. Me ne vaio. Ciao.